da tutto quello che stiamo fuori. Siamo arrivati alla fine di questo ciclo di incontri che ci è consentito di vedere la pienezza del precetto per arrivare a volta scorsa a quello che abbiamo chiamato il pecore sull'acqua. Se ricordate, ci eravamo sottolineandone una serie di caratteristiche che potrei riassumere in due termini fondamentali: la ricerca del tempo e del piacere, estetica ed edonismo innanzitutto. Avevamo colto fra le righe che se c'era un grande assente in quello che era il modo di vedere la vita cartosofico, era proprio l'uomo, intendendo per l'uomo quell'uomo che il 300 aveva pian piano costruito, arrivando a Giotto e a Dante nel campo letterario, l'idea dell'uomo storico, dell'uomo impegnato appunto nella storia, l'idea dell'uomo con dei valori etici, morali, l'uomo che di fronte alla vita, di fronte alla realtà, di fronte alle vicissitudini dell'esistenza, fa delle scelte. Mancava tutto questo, l'uomo aveva rinunciato ad essere attore, protagonista, e aveva lasciato appunto tutto questo a Dio e alla virgolette cantata, meglio che e si era ritirato in quello che abbiamo chiamato una sorta di hortus conclusus, di giardino protetto, di paradiso, che spesso corrispondeva all'immagine della corte. Abbiamo anche detto che il periodo tardogotico in realtà non va liquidato semplicemente con la chiacchierata della volta scorsa, appunto, e basta, perché si protrarrà questo pensiero o carattere vicente a lungo. La volta scorsa, nel periodo del dramma di Notre Dame, abbiamo ricordato il famoso libro di Victor Hugo, il cui sottotitolo è 1482. Ebbene, insomma, per noi vuol dire la pienezza del lavoro di Leonardo, che arriva a Milano in quegli anni, appunto pronto a realizzare i suoi grandi capolavori. In Francia è ancora la pienezza del gotico. Oggi proviamo a vedere come in una città, non a caso a Firenze, quella Firenze che aveva dato i natali a Dante e direi anche a Giotto, anche se non era proprio un nativo della città ma del contado fiorentino, ben presto si tende a una sorta di recupero, a una sorta di rilettura, di revisione di quello che è il recente passato. Si cerca in qualche modo di collegarsi a quello che prima appunto era avvenuto, a quelli che erano i grandi valori del mondo del primo 300, quel mondo che la scultura di Nicola Pisano, ne ha parlato in passato, aveva saputo creare coniugando due mondi, due attenzioni alla realtà e alla natura: quello delle novità tanto gotiche, quello delle novità perdonate gotiche, quel gotico francese che inizia a guardare più attentamente al mondo, sua concretezza, e dall'altra parte il mondo antico, il naturalismo virgolette classico, il mondo greco ellenistico, il mondo romano, per quanto allora conosciuti in maniera piuttosto confusa e parziale, diventano un modello dell'Italia, è il Rinascimento. Sarà un percorso lungo, difficile, faticoso, ma che porterà alla rinascita di uno spirito, alla rinascita di certi valori, quel rinascimento che avrà al proprio cuore il pensiero umanistico e rimettere al centro l'uomo. L'uomo di cui sto parlando è l'uomo di Dante, è l'uomo di Giotto, l'uomo che allontana da sé l'ignavia appunto e torna a mettersi di fronte a Dio, scegliendo. Bene, tutto questo inizia con una figura che potremmo dire il padre della svolta, Messer Filippo Brunelleschi, come lo chiamava Pasolini. Filippo Brunelleschi, figlio di un notaio, Messer Brunelleschi Filippo Atti, e di certa Giuliani Giovanni Spinelli, nasce a Firenze nel 1377. Nasce e cresce in una famiglia agiata, ben
padre era un professionista sconfermato e addirittura venne incaricato di importanti ambascerie, come quella che nel 1364, quindi una decina d'anni prima della nascita del nostro Filippo, l'aveva visto andare a Vienna per incontrare l'imperatore Carlo IV. Filippo riceve quindi una buona istruzione, come era cosa comune in quella che era la agiata borghesia del Fiora. Col tempo la sua cultura si arricchisce con le cosiddette materie del quadrivio, oltre che con letture di carattere personale, i testi sacri e Dante in primo luogo. Quindi conosce a fondo la Bibbia e i testi sacri, appunto erano un po' al centro della produzione artistica dell'epoca, e poi il grande Dante, che è un grande banco di prove e di conoscenze. E poi la conoscenza diretta di personaggi illustri, come l'umanista e il bibliofico Niccolò Niccoli, portano pian piano il giovane Filippo a creare una robusta cultura di fondo. In quegli anni nasce anche in lui l'interesse per le attività artistiche, che pian piano diventano la sua principale inclinazione. Il padre quindi acconsente alla scelta del figlio e, senza insistere nel fargli proseguire le sue orme e portarlo agli studi giuridici, appunto lo manda a bottega da un orafo amico di famiglia, forse un certo Benin Casalotti. Da Lotti Filippo impara forte a lavorare i metalli, le pietre preziose, ma soprattutto impara quello che era il fondamento, la base allora di tutte le discipline artistiche, il disegno. Il suo primo biografo, Antonio di Tuccio Manetti, sarà anche il suo grande allievo, lo ritroveremo nella nostra storia, riporta come nel periodo di apprendistato uscirono dalle sue mani certi orologi meccanici, fra cui un destatorio. Beh, una delle prime menzioni l'avete detto di una sveglia. Non dimentichiamocelo, queste esperienze giovanili le metterà a frutto più tardi. Verso la fine del secolo il suo apprendistato può dirsi ormai concluso. È il 1398 quando, finito, ripeto, la fase di formazione, il nonno si iscrive all'arte della seta e poi si matricola come orafo nel 1404. Quindi potremmo dire che Brunelleschi, che nel 1400 esatto ha 23 anni, appunto ha passato gli ultimi decenni del 300 in una fase di formazione che adesso, per quanto molto giovane, lo vede già pronto ad affrontare a partire di quel punto del lavoro. Lo stemma della famiglia, appunto dei Dati in San Marco a Firenze, che era la famiglia nobiliare da cui si originerà. Il probabile ritratto esibito da Masaccio e Filippino Lippi nell'immagine di San Pietro in cattedra, siamo nella Cappella Brancacci. Tra il 1400 e il 1401 il giovane Filippo si reca a Pistoia a seguito della bottega di Leonardo Mazzeo e Piero Giovanni. Deve lavorare al completamento dell'altare di San Jacopo, un prezioso altare reliquiario d'argento, tutt'oggi conservato nella cattedrale di San Zeno. Alla sua mano sono attribuite le statuette di Sant'Agostino e di un evangelista seduto, probabilmente San Giovanni, e poi due busti di profeti, Geremia, forse Isaia. Si tratta delle sue prime opere certe e conosciute, e in questi lavori giovanili si nota già una grande abilità tecnica, un'esecuzione raffinata, ma anche una certa solidità di struttura che non può non ricordare quello che era stata la scuola fiorentina che aveva dato uno degli allievi di Nicola Pisano che avevo citato, Arnolfo di Canti. Bene, questo è l'altare d'argento di San Jacopo, ancora oggi conservato nella cattedrale di Pistoia, iniziato nel tardo 200, era stato completato solo adesso, o addirittura sarà completato a metà secolo, è una lunga operazione. Quelle che vedete sono le statue, le immagini attribuite a Brunelleschi. San Giovanni Evangelista, probabilmente lui, gli ha detto Sant'Agostino, Giuseppe,
Se la figura di San Giovanni ha già una certa solidità che ricorda il Golfo di Cambio, mantiene anche quel gusto per la piega a carattere acuto che è tipica ancora del gotico. E addirittura la figura di Sant'Agostino, che sembra prendere ispirazione dall'alto, richiama quello tipico enchemin, come lo chiamavano i francesi, non è bello tradurlo ancheggiamento, ma ci capiamo, che ci ricorda quelle statue d'avorio che giungevano nel 200 dalla Francia in piena età gotica, realizzate nell'avorio di una zanna d'elefante. E quindi questa sorta di curva, anche le pieghe richiamano il gotico. Quindi timidi tentativi di riallacciarsi alla miglior tradizione trecentesca fiorentina, quella dei Giotto del Golfo di Cambio, ma ancora un retaggio goticheggiante evidente. È 1401 e Brunelleschi, che ha appena iniziato la sua carriera, si trova coinvolto in un'incredibile ricerca. I consoli dell'arte di Kalimala, una delle più ricche di Firenze, visto che univa tutti i mercanti che gestivano la produzione tessile, indicano un concorso per realizzare la seconda porta di bronzo del battistero di San Giovanni. Il battistero fiorentino era ciò che era rimasto del complesso della cattedrale di Santa Reparata, che buttata giù per far posto alla nuova chiesa di Santa Maria del Fiore, proprio eseguita sul progetto di Arnolfo di Cambio, rimaneva come testimonianza dell'età romanica. La grande porta di bronzo, realizzata a suo tempo Pisano, era adesso da Andrea Pisano, Andrea da Pontedera, era adesso in qualche modo mal dislocata nella nuova connotazione urbanistica. Si decide di rendere più prestigioso il tutto con una seconda porta. Beh, un concorso, mi fermo un istante, poteva succedere solo a Firenze, ed è la prima volta. Quella Firenze che è all'avanguardia all'epoca di cui stiamo parlando, nel rinnovamento in chiave, virgolette, borghese, imprenditoriale. In un qualsiasi altra città, il signore della città, cioè il pieno clima tartorotico, avrebbe chiamato l'artista di corte, gli dava l'incarico e quello ben retribuito e seguiva. No, chiamiamo una serie di artisti e li mettiamo a gara, a confronto. Devono cercare di dare il meglio per ottenere il lavoro. Molto moderno, dicevo, tutto questo, e tipicamente, virgolette, imprenditoriale, tipicamente legato a quello che è questo mondo fiorentino che, ripeto, subito si accenna come nuovo, diverso, pronto al rinnovamento. E richiede ai partecipanti di realizzare una formella con il tema del sacrificio di Isacco. Io voglio chiedervi chissà perché, perché poi il tema della porta, vedremo, era legato al Nuovo Testamento. In realtà la formella di prova era legata a un tema dell'Antico Testamento. Nella competizione, secondo appunto Manetti, che abbiamo detto sarà suo allievo del suo primo biografo, Brunelleschi vinse alla pari con Ghiberti. Ma i due si rifiutarono di collaborare, visti i loro differenti stili, e il lavoro fu assegnato solo a Ghiberti, che completerà le porte del battistero. Ma andiamo con calma, andiamo a vedere un po' meglio la vicenda, del suo insieme. Questo è il famoso bel San Giovanni, come l'aveva chiamato Dante, appunto, nella sua Tonia Nova, questo retaggio dell'austero e geometrico razionale romanico fiorentino. La porta di bronzo era, abbiamo detto, stata realizzata da Andrea Pisano, che già aveva collaborato con Giotto, il famoso campanile, nel 1330, e appunto i vari elementi sono inseriti in un rombo ovato che è ripetuto in ogni formella. L'immagine del battesimo di Cristo, l'allegoria della speranza, la figura simbolica della fortezza, le immagini del Ghiberti. Parteciparono numerosi artisti di vaglia, molti di età
personaggio categorico, gente affermata, qualche giovane, fra questi mi piace citare Jacopo della Quercia, artista che non avrà la valenza innovativa nell'esito, forse nemmeno di Ghiberti, ma che darà buona prova di sé, per esempio delle porte di San Pietro a Roma. E quindi è un grande concorso che partecipa da tante figure. Abbiamo la fortuna di avere ancora le due formelle che vinsero la gara. Quella di Lorenzo Ghiberti, il quale, andiamo poi a conoscerlo un po' meglio anche lui, ma è nato a Firenze pochi mesi dopo l'amico Filippo, che è del 1377. E quindi due giovanissimi, appunto, appena usciti dalla prendità, qualcosa anche questo di abbastanza di valore positivo, un'opera così importante, il cuore stesso della città, la nuova cattedrale, la porta che si affaccia sulla nuova piazza, e viene appunto affidata a dei giovani. L'immagine di Verdi, l'immagine di Brunelleschi. In ambedue i casi il tema nasconde numerosi richiami di carattere teologico, adesso non andiamo a interpretare e vedere, mi limito solo a accennare proprio alla vicenda in maniera velocissima. Abramo, che ha avuto da Dio appunto il dono, diciamo, la discendenza attraverso il figlio Isacco, viene adesso messo alla prova. Prendi tuo figlio, portalo sul monte che ti indicherò, la tradizione ci dice che è il monte di Gerusalemme, e appunto su questo monte sacrificalo a Dio. Qui non entriamo in particolare nella complessa vicenda, basterebbe dire che il mondo cananeo appunto utilizzava il sacrificio umano, quindi capite che c'è tutto un gioco di polemiche, di situazioni storiche, lasciamo stare. Abramo giunge alla montagna, lascia i piedi della montagna i servi con la giumenta, sale nella montagna stessa, si appresta a sacrificare il figlio sull'ara e all'improvviso la parola di Dio, un angelo, il messaggero, l'immagine stessa della presenza divina, lo ferma. Posso dirlo un po' fra di noi, il povero capo che passa per lì sostituirà Isacco. Lo vedete là sul fondo nella formella di Verdi. L'imperfetto sacrificio di Isacco era stato riletto fino dal padre della Chiesa come l'immagine tipologica del vero sacrificio che avverrà sulla montagna per Cristo stesso. D'accordo? Adesso, ripeto, a noi però non interessa una volta tanto il significato di quello che vediamo o come è stato posto, ma interessa l'aspetto più prettamente formale. Ambedue hanno uno schema abbastanza simile, in basso compaiono due servi che rimangono in piedi del monte, Abramo deve da solo gestire la terribile prova. E appunto adesso focalizziamo l'attenzione su alcuni particolari. Uno dei temi che sarà caro al nascente umanesimo, uno dei temi che riprende quello che è il valore del naturalismo migliore di Arnolfo Di Cambio e compagni, che riprende quello che è il naturalismo antico, è il tema della figura umana. Quell'uomo che, fatto di immagine e somiglianza di Dio, gli umanisti ci diranno, parafrasando un vecchio filosofo Protagora, è la misura di tutte le cose, l'uomo che è al centro del mondo, l'uomo che in qualche modo è l'immagine stessa dell'armonia, della perfezione divina. Allora andiamo a vedere il corpo umano e direi che la figura ignuta di Isacco è la figura che meglio si prestava a rappresentare la proporzione, la l'armonia del corpo umano. L'Isacco di Ghiberti, l'Isacco di Brunelleschi. Penso, lascerei giudicare il Signore in questo caso, però credo che indubbiamente la figura di Ghiberti appare meglio proporzionata, meglio definita.
più raffinata, più elegante, appunto più armonica nel suo insieme. Quella di Brunelleschi, in una posa che ricorda l'antica fuga, la famosa torsa in ginocchio delle metope greche, delle sculture greche, questa immagine appunto un po' frammentata e sassata, appare troppo linearistica, troppo smagrita, come armonia, posso dire bellezza del corpo umano. Un altro tema particolarmente significativo sarà proprio l'attenzione all'antico. Beh, direi che in questo caso vale la pena, se siete d'accordo, di focalizzarci sull'unico elemento di carattere, virgolette, architettonico, l'unico elemento scultore, l'arte, il sacrificio. Se guardiamo la decorazione, chiedo scusa, la qualità non è bellissima, se è un po' scarnata, ma riusciamo a capirlo lo stesso. Se guardiamo l'ara di Ghiberti, vediamo una serie di girali che richiamano i fregi di un monumento antico, molto simili a quelli della Rapacis, per esempio, per chi la conosce. Quindi direi una puntuale ripresa della decorazione antica con queste carnose foglie da macango, appunto. Guardate cosa ha fatto Brunelleschi. Rappresenta sulla fronte di quello che è la fornace dell'ara, rappresenta un'immagine che direi nelle due figure principali mostra una figura alata che sta consegnando a una donna, una fanciulla seduta, un mazzo di fiori. Penso, credo che siate tutti d'accordo, che è un chiaro richiamo all'Annunciazione. E quindi a quello che prima teologicamente dicevamo è il cuore della vicenda. Il sacrificio di Isacco è l'immagine imperfetta che prepara il vero sacrificio di Cristo. Beh, se teologicamente va benissimo, dal punto di vista del richiamo all'antico, posso dirlo in gergo sportivo, 2-0 per dire. Il terzo elemento che sarà fondamentale del nascente umanesimo è il senso della natura. Questa volta non usiamo più come l'altra volta nel mondo ancora gotico il termine frenato. Questa volta, parafrasando Plinio, la naturalis historia, iniziamo a parlare la latina di natura. E la natura di fondo di Ghiberti è roccia, il cespuglio presso il quale sta il capro, sono sicuramente meglio plasmate, meglio definite dell'abbozzo di Brunelleschi, un po' piatto, con quel picco roccioso appena appoggiato, appena accennato. Se l'antico, se la ripresa, scusate, dell'antico passa attraverso le proporzioni del corpo umano, i richiami ai fregi anticheggianti, l'immagine appunto della natura nella sua complessità, sicuramente la fornella di Ghiberti è libera. Credo che non ci sia quasi storia, ma adesso la leggiamo da un'altra angolazione. Proviamo a focalizzare il nostro interesse ancora su Ghiberti e proviamo a dare un'occhiata al momento culminante della vicenda, quello in cui Abramo si appresta ad uccidere il figlio. Un Abramo dalla veste ricca, elegante, tutto molto raffinato, non solo abbiamo visto la figura del giovane ignudo, ma anche l'immagine di Abramo, perfino la lama del coltello è decorata. Abramo che guarda il figlio e si prepara ad affondare il coltello. Ma c'è qualcosa di un po' particolare, perché se guardate attentamente vedete che Isacco non sta guardando il padre. E se qualcuno ricorda gli incontri passati, uno dei temi chiave di Giotto era stato proprio l'incontrarsi degli sguardi, il parlarsi attraverso quello che sono le emozioni, le scelte, i sentimenti, gli stati d'animo interiori. Adesso vediamo meglio ciò che vede Isacco, il povero caporetto, perché nel frattempo è arrivato l'angelo, appunto, e librandosi sul capo Isacco, in qualche modo gli annuncia la salvezza indicandogli il capro,
quello che poi sarà la diete cristologica, ma ripeto, non entriamo oggi nei particolari, non ci interessa l'aspetto una volta tanto simbolico. Ne viene fuori un'immagine, posso dire un po' frammentata, in cui fra le varie figure c'è un legame un po' labile, non particolarmente forte. Abramo, per esempio, non si è nemmeno accorto del tutto. Guardate cosa fa Brunelleschi. Torniamo a riguardare la stessa scena e vediamo che cogliamo anche qui lo stesso momento. Anzi, è il momento in cui il coltello sta per affondarsi nella gola del giovane. Gli sta tagliando la gola, immagini molto toccata, molto violenta. E quella mano che prende il capo del figlio e con un gesto brutale, ormai ha deciso, bravo, lo arrovescia all'indietro, nasconde anche la lama del coltello. Mi viene voglia quasi di dire che non sappiamo come andrà a finire, non sappiamo se l'angelo è arrivato davvero al punto giusto. A questo punto si viene col creare un intreccio di mani che creano questa tensione drammatica di linee spezzate, zizzaganti. In effetti la terza mano che vedete è quella dell'angelo che improvvisamente giunge dal cielo e con una stretta ferrea, una stretta assolutamente concreta, terrena, ferma, la mano di Agave. Non è più l'angelo sguazzante, sorridente, di diverti. È una figura, ripeto, terrena, concreta, che appunto blocca la figura di Abramo. E guardate il volto di Abramo stesso. Nel fissare lo sguardo sereno, pacato dell'angelo, ha un'immagine quasi di rabbia, di sdegno. Insomma, adesso che mi hai portato la scelta, scambiamo ancora le carte in tavola, ce lo dico fuori dentro, ma ci capiamo, insomma. Un'immagine di grande impatto emozionale, un'immagine fortemente drammatica. Se adesso riapro un attimo tutta la formella, vi accorgete che in realtà siamo di fronte a una sorta di struttura ellissoidale, cerchio, è detto così, in cui tutte le figure sono strettamente collegate, a partire dal povero Isacco, ignaro del tutto, col suo volto disperato, questo padre che tanto mi ama, all'improvviso quasi lucido, ha colpito questa immagine di terrore, ma quasi di stupore sul suo volto, il dramma tutto interiore di Abramo, la serenità dell'angelo. E chiudendo il cerchio rimanda il capocchio che molto serenamente si sta grattando, immagine anche qui molto naturale e concreta, e chiude il cerchio di tutto. Provate a riguardare adesso la formella di Verdi in quest'ottica. Sì, formalmente bella, elegante, raffinata, ma assolutamente priva di aspetto virgolette drammatico. Brunelleschi, che ha incentrato tutto il dramma in alto a sinistra. La moderna psicologia ci dice che quello è il punto percettivo primo nel guardare il quadro, che ha creato un vuoto, e un vuoto ci risucchia, ci attira, e quindi è stato bravissimo anche ad attirare tutta la nostra attenzione su quel punto. Brunelleschi, sì, è stato meno attento a livello di formalità. Posso usare il termine caratteristico? È stato meno bene. Ma è stato molto più profondo, molto più drammatico. Ha recuperato un altro aspetto dell'antico, quell'aspetto che ritroverete andando a rivedere l'arco di Tito o la corona di Traiano, la storia, e dietro la storia c'è la drammaticità degli eventi, perché la storia non è fatta di fiabe, come il mondo caratteristico dell'altra volta, dove tutto scivolava nella fantasia, nella fiaba, nell'aspetto appunto piacevole. La storia è fatta di drammi, la storia è fatta di morte, la storia è fatta di scelte, appunto. Colonna Traiana si chiude con il dramma della morte di Decebolo, il Verdegaci, appunto, che ci toglie la vita per non cadere prigioniero. Bene, Brunelleschi ha saputo cogliere a fondo tutto questo. Beh, insomma, dicevamo 3-0 il primo tempo, non posso dire di meglio, insomma, 3-3. È finita davvero così. E oggi gli studi più recenti ci dicono a rifiutare il punto di collaborare fu proprio Brunelleschi. Bene, qual è il motivo? Mi voglio dire, in questo momento in cui ante litteram, per un po' lo vediamo sparire da Firenze, poi tornerà
sta nascendo l'umanesimo, il terzo gruppo, e diverti intimamente, lo è ancora appunto, accetta tutte le novità, tutte le differenze. Ricordate la volta scorsa Gentile da Fabriano che è arrivato a Firenze per dipingere per Pallastrozzi l'immagine dell'adorazione dei magi, ci mette l'arco a pieno centro o rappresenta senza problemi sporci prospettici, rendendo così omaggio agli umanisti. L'umanista è molto più intransigente, appunto, perché fa una ricerca più di svolta, di cambiamento. Se posso usare due termini politici, vicine alle elezioni sarebbe meglio di no, insomma. Ghiberti è il tiepido riformista che cambia qualcosa ma resta con un piede ancorato al passato. Brunelleschi è rivoluzionario e saranno i rivoluzionari, Masaccio, Donatello, e non i riformisti come Masolino da Panicale e Andrea della Robbia, ne parleremo forse l'anno prossimo, a cambiare la storia. A questo punto lasciamo un istante Brunelleschi e rendiamo omaggio a Ghiberti, che è comunque una grande figura, e sfogliamo alcune immagini così capirete anche a cosa rinuncia Brunelleschi. Quando iniziarono i lavori per preparare le formelle, le prove, le fusioni della porta, era il 1403, dopo che tutto era pronto, i disegni, le scelte, 25 anni quasi di impegno. C'è da rendere felice una bottega, appunto, dandogli lavoro per un quarto di secolo. Brunelleschi rinuncia alla fama, rinuncia alla sicurezza, rinuncia alla ricchezza. E Ghiberti realizza la porta settentrionale del appunto magistrato. Riprende, come era nel concorso, il tema della formella poligonale elovata, le realizza come voleva il concorso in bronzo dorato. Andiamo a vederne alcuni particolari che vedono tra l'altro anche tutta una ricca cornice con queste testine di profeti completare la complessa vicenda del racconto. Beh, ne ho scelte alcune chiaramente perché vi ha detto lo sfogliamo. L'Annunciazione. Provate a guardare solo due elementi. Primo, Maria, elegante e raffinata, si ritrae di fronte all'angelo, ma questo non è ancora l'Anciano gotico. Elegante e raffinato, giocato su una svirgolata linearistica. C'è un portico vagamente anticheggiante, messo in prospettiva, va bene, ma le figure sono frantumate e spezzettate. Tra l'angelo, Maria del Portico e soprattutto il Padre Eterno che invia lo Spirito Santo sotto forma di colomba su Maria, non c'è legame, sono in qualche modo separati e staccati. Spesso e volentieri, l'adorazione dei magi, l'entrata di Cristo a Gerusalemme, le figure sono staccate dallo sfondo. Questo è particolarmente evidente nella cacciata dei mercanti del Tempio e nell'ultima cena, nell'immagine di Pilato che si lava le mani e ancora più evidente nella flagellazione di Cristo, dove sì, alle spalle sta un perfetto coronato antico, in questo caso un coronato appunto composito, questo misto di corinzio e appunto ionico tanto caro al mondo imperiale romano, ma le figure disposte perfettamente in simmetria, ben bilanciate, la ripresa dell'armonia antica è evidente, sono però davanti al portico, non sono inserite nel portico. Uno dei grandi cantieri dell'epoca era quello di Or San Michele. Ci siamo appunto già stati parlando di Orcagna tempo fa, questa loggia mercantile che era stata chiusa ed era stata appunto era divenuta la chiesa di San Michele. Adesso le varie confraternite
vedete, offrono le statue che devono ornare le nicchie appunto esterne della importante nuova chiesa. E l'epoca in cui Nanni di Banco, un personaggio che sarebbe stato interessante poter conoscere meglio e avrebbe sicuramente dato molto, lui amico di Brunelleschi, se avesse vissuto più a lungo, Nanni che cerca già profondità e appunto volumetria, realizza i quattro santi coronati, riprendendo chiaramente l'immagine toccata ai senatori antichi, o rappresentando nell'allegoria dei mestri di pietra di Legnane l'immagine di un laboratorio dell'epoca. Ghiberti riceve l'immagine di realizzare la figura di San Giovanni Battista. Torneremo con San Michele l'anno prossimo, quando vedremo l'arte dei corazzai, dare il più primo prestigioso incarico a Donatello, che fra poco conosceremo anche lui come amico di Brunelleschi, sarà il famoso San Giorgio, con cui molti fanno iniziare la scultura del Rinascimento. San Giovanni Battista, statua in bronzo alta 2,5 metri, che mantiene ancora, pur nella vivacità e severità naturale del volto, ancora certe modalità goticheggianti nelle pieghe della veste. Sempre di Ghiberti è San Matteo, anch'esso alto quasi 3 metri, e sempre di Ghiberti il Santo Stefano, che risulta poi parzialmente dorato. Ghiberti parteciperà anche ai lavori del battistero di Siena e ci lascia questo elegante battesimo di Cristo, le vesti ancora linearistiche degli angeli. Al culmine della sua fama, Ghiberti, che ha appena finito nel 25 la porta di cui abbiamo parlato, viene incaricato di realizzarne un'altra. È la porta orientale a cui lavorerà i 27 anni che gli restano. Quindi avete capito, fra una porta e l'altra sono 50 anni di lavoro. Chiaramente il suo stile pian piano muta, assume aspetti più innovativi, più moderni, una migliore rilettura del tipo, dovuta anche alla libertà con cui adesso può lavorare. Non più tante piccole formelle a rombo ovato, come era stato richiesto nel concorso del 1401, ma 10 grandi piastrelloni, che gli consentono di gestire in maniera molto più libera lo spazio. La creazione di Adamo e Eva. Beh, già ad un primo impatto salta agli occhi come Ghiberti sarà sempre fedele a quella sua visione, appunto, che abbiamo chiamato riformistica, per capirci. Da una parte l'innovazione, l'attenzione alle figure, al racconto, l'attenzione alla natura, dall'altra quel gusto per delicati, per il raffinato, per il linearistico, che è ancora un chiaro retaggio del mondo gotico, la ricerca del bello. Ci possiamo limitare solo a sfogliare la formella dedicata ai vincenti di Caino e Abele, il loro sacrificio più o meno gradito a Dio, l'uccisione di Abele da parte di Caino. L'immagine delle storie di Noè, che si concludono con la sua ebbrezza dopo aver inventato il frutto della vite nel vino. Sembrerebbe scolato veramente il vino intero. Forse le più belle le storie di Abramo, che riprendono proprio quel tema che tanti anni prima ormai l'aveva reso famoso, gli aveva consentito lui, giovanissimo scultore, 1401 aveva 23 anni, di avere una carriera assicurata, il tema appunto del sacrificio, la sua. Nelle ultime formelle, Giacobbe ed Esaù, pian piano la sua visione diventa più moderna, nelle più complesse strutture architettoniche che recuperano lo spiacciato di Donatello, prossimo, questa profondità data non dalla scultura, come normalmente fa Ghiberti, ma dall'immagine architettonica.
pratica e le figure si inseriscono maggiormente anche nell'ambiente. Le storie di Giuseppe, le bellissime storie di Giosuè, con il passaggio dell'arca guidata del mondo del popolo ebraico guidato da Giosuè al di là del Giordano e la conquista di Gerico con le famose trombe che girano sette volte intorno alle mura della città. E direi che in questa formella vediamo davvero come lavora Ghiberti, che sfrutta tutte le possibilità della scultura, passando dalla scultura quasi a tutto tondo del primo piano all'alto rilievo, per terminare sul fondo in quello che prima chiamavano schiacciato, come lo chiama Vasari, cioè quel gusto dell'appiattirsi delle figure quasi disegnate e rese profonde dai tratti cospettici, tema che sarà caro e tipico proprio Donatello. Se do un'ultima occhiata, torniamo nell'est, all'immagine di Salomone e la Cristina di Saba, e torno un po' a quello che ci siamo detti fin dall'inizio, c'è uno stretto interagire fra l'ambiente architettonico e le figure, che sembrano molto complesse, molto eleganti, molto raffinate, ma disposte davanti all'edificio stesso. La porta è ornata anche da figure di profeti, da figure di sibille e da una serie di busti, fra cui spicca il suo, si autoritrae, e anche questo è significativo, si sente degno di porsi ormai come personalità fra le figure della porta stessa. Saranno altre le opere di Ghiberti, come questo sportello di tabernacolo, appunto ecco l'autoritratto, ma non torniamo con l'Eschi. L'abbiamo lasciato, adesso vogliamo cominciare un attimo di 50 anni del corso della nostra storia, l'abbiamo lasciato deluso dall'esito del concorso per la porta del Battistero. Ecco allora che pochi mesi dopo il nostro si reca a Roma per studiare l'antico. Con lui un allora ventenne Donatello, in realtà 18-19 anni Donatello, con il quale va instaurando un intenso rapporto di amicizia. Il soggiorno romano fu fondamentale per le vicende artistiche di entrambi i futuri fondatori del Rinascimento. Qui poterono osservare le rovine, i resti antichi, copiarli, studiarli, trarre ispirazione dall'antico. Vasari racconta come i due vagassero nella città ormai spopolata, l'antico foro romano era diventato pascolo di mucche, Roma non era certo la Roma imperiale di 1 milione di abitanti, era ridotta a una piccola città fatta di rovine. Vagavano alla ricerca di pezzi di capitelli, di colonne, di cornici, di basamenti, di edifici, mettendosi a scavare quando li vedevano affiorare dal terreno, quando trovavano qualcosa di bello. La coppia veniva chiamata per dileggio la coppia del tesoro, poiché si pensava che scavassero alla ricerca di tesori sepolti. In effetti, in qualche occasione rinvennero qualche prezioso oggetto, qualche cammello, qualche pietra dura intagliata, addirittura una tocca, racconta Vasari, piena di medaglie antiche. Monete antiche. È il 1404 quando Donatello è già rientrato a Firenze, collaborerà proprio con Ghiberti alla creazione dei modelli in cera per l'effusione della porta del Battistero. Filippo resta. Si paga l'alloggio con saltuari e lavori da orafo, abbiamo detto che si era formato in quel campo, e nel frattempo il suo interesse si sposta dalla scultura all'architettura. Si dedica sempre, secondo Manetti, allo studio delle tipologie degli edifici antichi romani, cerca di capirne i segreti strutturali, tecnici, i dettagli. Brunelleschi ci si concentra soprattutto sulle proporzioni degli edifici, ma anche su recuperare le antiche tecniche costruttive. Negli anni successivi dovette tornare a Firenze, dove è documentato ma non in modo continuativo, il che fa pensare che probabilmente si spostasse spesso ancora a Roma e in varie occasioni si fermasse a lungo nella città eterna. Le fonti, i documenti, ricordano
Maddalena per il Santo Spirito e un crocifisso databile all'incirca 1412-13. Vasari riporta con molti particolari un curioso aneddoto sulla reazione di Brunelleschi alla vista del crocifisso realizzato per la chiesa dei Francescani, Santa Croce, da parte dell'amico Donatello. Brunelleschi trovò il crocifisso dell'amico simile a un aspetto popolare e sembra esclamasse: beh, che cosa hai messo in croce? Un contadino. In risposta gli scolpisce il suo. In realtà gli studi più recenti tendono a smentire l'episodio. Vasari scrive 150 anni e più dopo l'avvenimento dei fatti. Le due opere potrebbero avere una certa distanza dai 2-10 anni l'una dall'altra e probabile che i due si confrontassero sul tema, ma sicuramente non in questo modo. Ma è interessante lo stesso vederlo, perché il crocifisso di Santa Maria Novella di Brunelleschi in legno policromo mostra la sua aristocratica ricerca della bellezza, della realtà, estremamente raffinato nella sua precisione tecnica. L'immagine di Donatello per i francescani, forse perché così voluta dai più concreti e popolari, tra virgolette, francescani, appare decisamente più legata all'aspetto umano, concreto, terreno. Ma lasciamo questa vicenda. Agli inizi del secondo decennio del 400, Brunelleschi e Donatello furono chiamati anche a partecipare alla decorazione delle nicchie di San Giulio San Michele, quindi Brunelleschi continua a fare anche lo scultore. E secondo Vasari, ma anche altre fonti, sempre cinquecentesche, i due ricevettero insieme la commissione da parte dell'arte dei Beccari di realizzare la figura di San Pietro. Povero San Pietro perché è proprio un protettore dei Beccari, ma fa niente. La critica ha attribuito il San Pietro proprio a Brunelleschi, mentre il San Marco è oggi appunto attribuito a Donatello, opera realizzata sempre in quei mesi. L'immagine di San Pietro, la salda figura di Pietro con l'immagine della nicchia del pulpito di Santa Maria Novella, altra opera della stessa epoca analoga. Ma Brunelleschi fu anche l'inventore della prospettiva lineare, appunto unico di fuga. Durante la sua formazione giovanile aveva sicuramente avuto a che fare con nozioni di ottica, comprese quelle di perspettiva. Si definiva così allora un metodo per calcolare distanze e lunghezze raffrontandole con dimensioni note. Più tardi arrivò a formulare le regole della prospettiva geometrica, lineare, eccentrica, come ad esempio quella studiamo tutt'oggi. E lui, beh, non direi l'inventore, il codificatore. Sono anni che stanno cercando il tentativo di creare una visione che sia simile all'occhio umano. Ricordate i due fratelli Lorenzetti, quando abbiamo parlato di Pietro e di Ambrogio, che alla fine della loro carriera erano arrivati a creare quei frammenti o quelle stanze in unica prospettiva, salvo poi, penso al nostro Ambrogio, nel buon governo rappresentare una visione aperta a ventaglio della campagna senese. Tentativi. Adesso Brunelleschi stabilisce un criterio, un metodo, delle regole geometriche. Per arrivare a un traguardo così importante che trasformerà la figurazione occidentale, Brunelleschi si servì di due tavolette in legno. Una rappresentava il battistero fiorentino e l'altra la raffigurazione della piazza della Signoria vista dall'angolo di via dei Cazzaioli. Databili nel 1416, queste vedute urbane sono andate ambedue perse, ma sono note attraverso le descrizioni che ne fece del suo depittore Leon Battista Alberti, il quale dedicherà il suo fondamentale testo di prospettiva, prospettiva che lui stesso rinnoverà, a Brunelleschi. Mi fermo un istante, prima vi mostro quella che è un'ipotetica costruzione da parte del Bagnetti di una delle tavolette di Brunelleschi col taglio dei raggi visuali, non entriamo negli aspetti tecnici. Mi limito a sottolineare un aspetto:
il punto piano prospettico, la tavoletta su cui viene disegnata l'immagine, sarà nel testo di Alberti, che completando, semplificando la famosa prospettiva abbreviata dei idee di Brunelleschi, completa il suo lavoro, sarà chiamata quadro. Io oggi vado anche a Regna Carrara, in qualsiasi altro museo della Bergamasca, e di fronte a un dipinto mi voglio dire: ho visto un bel quadro, e probabilmente non vedo, perché un'icona non è un quadro. Un dipinto di Picasso o di Kandinsky che rompe le regole della tridimensionalità prospettica non è un quadro. Un quadro è un dipinto eseguito con la prospettiva di Kandinsky. Insomma, capite cosa vuol dire tutto questo. Ancora oggi, 100 e più anni dopo la rivoluzione di Picasso e compagni, dei cubisti e compagni, l'introduzione della quarta dimensione, non riusciamo per vedere la realtà il modo di intendere, diciamo, inventato, codificato da Brunelleschi e compagni. Vedete, già questo ci fa capire dove stiamo andando, una svolta epocale. Basterebbe questo per dare importanza a Brunelleschi, ma c'è ben altro. Già dal primo decennio del nuovo secolo, Brunelleschi aveva ricevuto alcuni incarichi da parte della Repubblica Fiorentina per costruire o ristrutturare, per esempio, fortificazioni, oggi diremo opere ingegneresche. Ma poco dopo Filippo inizia a studiare il problema base di Firenze, la cupola della cattedrale della nuova chiesa di Santa Maria del Fiore. Tra il 1410 e il 13 era stato costruito il tamburo ottagonale che doveva sostenere la cupola, alto 13 metri dal soffitto della navata maggiore, largo non meno di 42 metri, con muri spessi 4 metri. E tutto questo aveva ulteriormente complicato l'originario progetto di Arnolfo Di Cambio, che Talenti aveva ingrandito appunto in chiave tartologica. Adesso bisogna realizzare la cupola completamente. Una cupola così grande non era mai stata messa in opera dai tempi dell'antica Roma, il Pantheon. E le impalcature, le armature di legno, sembravano improponibili anche per l'altezza, oltre che per la testa da raggiungere, oltre che per la vastità del foro da coprire. Beh, se posso dirlo in chiave più tecnica, avrebbero rischiato lo svervolamento, appunto, queste sottili strutture a salire così alte con i mezzi poi nell'ora. E poi nessuna centina di letto avrebbe potuto, nemmeno in carattere provvisorio, reggere un peso di una copertura così enorme, così ampia. Perché per fare una cupola bisognava prima creare la centina di legno. Abbiamo parlato nell'età romanica e gotica, bisognava cioè creare una struttura di legno su cui porre i vari conci, cioè i vari elementi della pide o di mattone della cupola stessa, in maniera tale che solo quando tutti erano a posto, ben incastrati e il peso era perfettamente bilanciato, si poteva disarmare, cioè togliere la centina per sperare che si reggesse. D'accordo, quindi difficoltà enorme. Beh, questa è la cupola di Santa Maria del Fiore, la cupola che Messer Filippo Brunelleschi, così gli ha detto, lo chiama Vasari, appunto riuscirà a realizzare risolvendo i numerosi problemi che abbiamo accennato. Il dargli un'occhiata così perfettamente innestata nella chiesa di Arnolfo, di cui Giotto aveva realizzato il campanile che Talenti aveva ampliato in chiave tardogotica, il dare un'occhiata alle dimensioni, beh, credo si faccia capire l'enormità del problema che abbiamo di fronte. È il 19 agosto del 1418 quando viene bandito un concorso pubblico, ci hanno preso l'abitudine ormai dei fiorentini, per affrontare il problema della copertura. Si offrono 200 fiorini d'oro a chi fornisse modelli o disegni soddisfacenti per risolvere il problema delle centine, dei ponteggi, del sollevamento dei materiali per le imponite costruzioni. Dopo varie prove, scusate, dei 17 partecipanti ne vennero ammessi a una seconda selezione solo Filippo Brunelleschi
che aveva creato un modello di vento, e tanto per cambiare Lorenzo Liberti. Allora, Filippo perfeziona allora un modello di legno, caldo come un forno, ricorda Manetti, che aiutò il maestro nel realizzarlo, per dimostrare la fattibilità di una cupola che gli farò senza armatura. A questo punto ci fermiamo un istante perché sarebbe interessante andare a leggere i biografi dell'epoca che raccontano questa grande impresa con mille vizi di particolari. All'inizio non ha preso molto bene. Quando il buon Messer Brunelleschi si presenta e va a dire che lui realizza la cupola senza centine, non è mai stato fatto, sono secoli e secoli dall'antica Roma che si deve realizzare la centina, lo prendono per matto. Sta prendendo in giro la giuria, i fabbricini del Duomo appunto lo fanno allontanare dagli uscieri. Ma Filippo torna, si ripropone. E gli vengono anche attribuiti alcuni aneddoti, tra cui uno famosissimo che adesso vi riporto e che appunto Vasari riporta. Sarà ripescato anche per Cristoforo Colombo anni dopo, quindi lo conoscete già magari qualcuno. Un giorno Filippo arriva, ormai lo conoscono tutti, come insomma, con la sua proposta, e davanti a tutti gli architetti convenuti, molti erano arrivati da Milano, dall'estero, dove si stavano costruendo le grandi facevano le loro proposte, il nonno tira fuori dalla sua saccoccia un uovo, lo pone sulla tavola e invita tutti gli astanti a una sorta di sfida, di appunto chiedo se siete in grado di tenerlo perfettamente in piedi sul suo asse maggiore. Ora non ci prova anche, ma l'uovo chiaramente scivola da una parte e dall'altra. Poi Brunelleschi sorridendo prende l'uovo, lo batte contro il tavolo, appiattendo la faccia inferiore, e l'uovo sta perfettamente in piedi sul suo asse. Insomma, erano capaci anche noi, c'è preso in giro, ma anche stupidaggine, sì, perché in realtà eravate capaci tutti, ma nessuno ci ha pensato. Io sì. Brunelleschi appunto ha in mente qualcosa di nuovo, di diverso. Abbiamo ancora la fortuna di avere il modello di legno attribuito a Brunelleschi, quello di cui abbiamo accennato, appunto realizzato nel 1417-18 con l'aiuto dei suoi appunto collaboratori. Alla fine del 1419, con l'aiuto di Nanni di Banco, l'ho accennato prima con uno degli interessanti giovani scultori, di Donatello, Brunelleschi in scena una dimostrazione in piazza del Duomo. Realizza un modello di cupole, mattoni e tacce senza armatura nello spazio fra il Duomo e il campanile. La dimostrazione impressiona positivamente gli operai, cioè i fabbricieri, i consiglieri del Duomo, e dopo varie consultazioni i lavori vengono infine assegnati. È il 1420, il 26 aprile, i lavori vengono assegnati a Brunelleschi e Liberti, nominati provveditori della comunità. Lo stipendio è modesto, vi ricordate, erano promesso 200 fiori, 3 fiori per questa. La decisione però è festeggiata, racconta Manetti, con una colazione di palme, baccelli di pappa, nell'arancia e vino. Non so se è proprio un grande pranzo, ma insomma. I lavori della cupola a questo punto possono iniziare. È il 7 agosto del 1420. La storia della costruzione, che non seguiamo adesso passo passo, si può ricostruire con notevole precisione, grazie alla biografia di Manetti, agli studi di Vasari, alle documentazioni di archivi, interessanti, ai risultati diretti delle osservazioni fatte durante la ristrutturazione degli affreschi, che realizzati oltre un secolo dopo proprio da Vasari. Lo Zuccari ornano oggi la cupola, una lesbica avrebbe voluto bianca, dopo capiremo, l'anno prossimo parleremo meglio di queste cose. Per adesso diciamo che durante quei lavori di restauro, fatti nel 1978, vengono trovati alcuni particolari che aiutano a ricostruire meglio la vicenda di cui dopo vediamo. Brunelleschi dovette vincere le perplessità, le incertezze degli operai del Duomo. Si prodiga in spiegazioni del suo progetto, che prevedeva la costruzione di una cupola a doppia calotta,
con camminamenti nell'intercapedine, edificabile senza cementina, senza armatura. Jobert alla fine si convinse, ma affidano l'incarico a Brunelleschi solo per un'altezza di 14 braccia che era in linea. Non farla tutta la cupola, facciamolo un pezzettino e vediamo che la mia. Si riservano quindi prudentemente la conferma un momento successivo, se l'opera corrisponde a quanto promesso. Dover collaborare, l'ho messo fra virgolette, con Ghiberti, mi hanno piazzato l'altra volta tra i piedi, scusate i termini, fu un altro ostacolo da superare. Brunelleschi cercherà in tutti i modi di allontanarlo, dimostrando l'inadeguatezza dell'amico. Per esempio, si finse malato, lascia il collega sovrintendere da solo la costruzione, finché non viene sollecitato a tornare con urgenza, vista l'assoluta incapacità del collega a proseguire da solo i lavori del cantiere. Penso che l'avete capito, Ghiberti non sa da che parte si inizia, Ghiberti ha una visione tradizionale. Se la cattedrale gotica era una grande opera collettiva, l'architetto, il capomastri, le maestranze, ma poi ognuno, dal capomastro all'ultimo laticida, sapevano quali erano le modalità di operare, adesso tutto è nella mente, nelle scelte. Quindi nel resto, io voglio dire, il primo progetto moderno. Cioè, prima di costruire, prima però ci penso, lo realizzo, lo studio. La questione durò lungo finché Filippo è nominato governatore capo. Ghiberti continua tuttavia, anche se marginalmente, a seguire il cantiere, che è ancora documentato nel 33, quindi 15 anni dopo. A riprova di tutto questo però resta la diversa punto paga, il diverso trattamento salariale. Adesso Brunelleschi prende 100 fiorini all'anno, Ghiberti è rimasto ai 3 per contratti iniziali. Ci siamo capiti il punto. Nelle sue istruzioni del 1420 sono contenute alcune informazioni sulla tecnica muraria della cupola. Deve essere in pietra per i primi 7 metri circa, poi in mattone, composti a tecnica a spina di pesce, che prevedeva l'inserimento a intervalli di regolaggio di un mattone lungo, murato da mattoni messi orizzontalmente. In tale maniera i tratti sporgenti dei mattoni in piedi fanno da sostegno libero l'anello successivo. Brunelleschi utilizza per la cupola una forma a sesto acuto, non solo per ricollegarsi meglio al progetto iniziale di Ghiberti, ora di stampo gotico, quindi a questa attenzione, questa devozione quasi per l'opera arnolfiana, ma anche per esigenze pratiche. L'arco a sesto acuto spinge meno lateralmente, e le spinte laterali sono molto forti. Scelse inoltre la doppia crota, due cupole in interno e un esterno, e nell'intercapedine infine appunto mette un sistema di scale che permette di ispezionare tutta la struttura salendo fino alla sommità. Proviamo a entrare anche noi. Questo è un particolare dell'intercapedine in cui credo vediate abbastanza bene i tratti a spina di pesce. Quindi il nostro crea tutte queste fasce concentriche di mattoni e ogni tanto queste spirali e spine di pesce. Abbiamo ancora la fortuna di avere dei disegni di Antonio da San Gallo del Vecchio ripresi da Brunelleschi con queste strutture di filari e mattoni intervallati da mattoni messi in posta a spina di pesce. Ne vedete un gruppo presso l'oculo e in questa semplificazione, questo schema semplificativo, capite come lavorò Brunelleschi. I vari cerchi che in qualche modo si stringevano andando verso l'oculo centrale della lanterna erano collegati attraverso queste linee che, dipartendo dal perimetro, andavano a stringersi in chiave elicoidale. Credo che si veda abbastanza bene anche sopra. E così facendo, i mattoni messi in piedi collegavano le varie fasce. Beh, una stupidaggine, ma ci capiamo. Qualcuno da ragazzino avrà giocato con i Lego, no? Avete presente, i mattoncini da tenere insieme. Non faccio tanti filari staccati, li connetto, li leggo insieme e la cupola si autoregge. Chiaramente è un po' semplificato, ma
Un altro aspetto particolarmente interessante sta nel fatto che Brunelleschi realizzò due buche, quella interna più robusta e quella esterna che serve a portare il manto di copertura. Una serie di costoloni interni che sono tagliati per consentire il passaggio della rampa che permette l'ispezione interna. Anche qui vedete un tratto a spine che esce uno dei virgolette tocchi di Brunelleschi. In questo spaccato assolumetrico credo che tutto sia abbastanza chiaro. Brunelleschi realizza una struttura che, se posso usare un termine della moderna carpenteria, è una struttura a carabini, con due intercapellini, due cupole, un intradosso, un estradosso, un interno e un esterno, uniti da una trama, da una rete di appunto elementi che si pongono come le stecche di un ombrello su cui è tesa la tenda e sono collegati fra di loro da tutta una serie di fasce intermedie. All'esterno voi percepite uno ogni tre questi costoloni che restano murati nell'interno. E questo sarà il risultato. Al sesto punto, che ben sia data all'antica struttura Arnolfo, che appare in grado di reggere questi enormi pesi e spinte e che presenta questa pietra serena bianca che si stacca sul porto della tegole e che in realtà è l'immagine dei costoloni, uno ogni tre che affiora. Gli altri stanno tra gli sfiaccatori nascosti, abbiamo visto nell'interno. Se guardate le dimensioni delle figure in alto, e vi accorgete insomma che non siamo di fronte a un piccolo oggetto e un'operazione estremamente complessa. A questo punto, prima di andare oltre, chiederei un favore a Pietro. Se puoi regalarmi un foglio da buttare via. Facciamo un gioco, scusate che è un po' lungo oggi, ma... E ti rubo anche se hai un peso. Posso? Mi spiace farlo. Ah, cerchiamo di capire un po' meglio cosa c'è su. Quello che è la scelta di fondo di Brunelleschi, una delle scelte di fondo.
andare a dare un'occhiata adesso a un problema. C'è un salto nel tempo, veniamo all'età moderna. Vi hanno detto che Brunelleschi sta facendo un'operazione da architetto, ma diremo da ingegnere anche chiaramente. Non andiamo a chiederglielo perché si sarebbe offeso all'epoca, non esisteva questa differenza, architetto e ingegnere è la stessa cosa. Sarà con l'epoca napoleonica che in due strade piano piano si dividono. Bene, immaginate di avere una trave a sezione rettangolare, non ha nessuna importanza il materiale che viene realizzata, non mi interessa se è di legno, se è di calcestruzzo, se è di pietra, se è di ferro, mi interessa che la forma della trave dà adito alla possibilità di studiare, vado un attimo su, più sul difficile, ma spero si intuisca, quello che potremmo definire un modello matematico. Neis è il famoso problema, famoso per gli ingegneri, delle lisse centrali di inerzia in una trave sollecitata a flessione. Cioè una trave che è appunto appoggiata al problema più grosso di una trave, la flessione appunto della trave stessa. Bene, la moderna scienza delle costruzioni, nata appunto negli ultimi decenni dell'Ottocento, l'epoca della Torre Eiffel per capirci e così via, applicando le novità fisiche, degli studi fisici e materiali, immagina di avere delle lisse di inerzia. E per studiare la resistenza della trave si avvale dei due assi della trave, l'asse maggiore e l'asse minore. Anzi, se devo essere un po' più preciso, si utilizza, indicandolo con la lettera greca O, il semiasse delle lisse. Adesso chiederei troppo Pietro se c'è anche una riga da qualche parte, ma non credo, insomma, che vedete che abbia una riga di senza andare a prenderla. Dopo torniamo. Immaginate, quindi adesso Pietro ci porta se riesce una riga, e se vediamo concretamente. I due segnassi ci danno la capacità di resistenza a flessione. Adesso provate a guardare queste due travi. Una è una normale trave, ripeto, non ha nessuna importanza in quale materiale è realizzata. L'altra è quella che i nostri educatori chiamano una tutrella, una trave, potrebbe essere di legno, di metallo, a doppio T, molto in uso ormai nelle strutture architettoniche. La presenza delle due pali è l'anima interna. Tempo è arrivata la riga, spero sia di plastica, perfetto, non lo sbaglio, grazie, troppo bravo, bravo. Torno un secondo indietro, così capiamo, perdonatemi. Guardate cosa succede se adesso io appoggio fra le due dita la trave e cerco di piegarla nel mezzo, e non lo faccio con altro perché insomma, vedete che la spezzerei con estrema facilità, non lo faccio, ma guardate se faccio così, sto prendendo sul serio, ma la trave non si è mossa. L'ellisse contenuto nello spessore è tale che la differenza iperbolica fra la resistenza di un semiasse molto ridotto e del semiasse maggiore mi porta a un aumento incredibile della resistenza. Quindi ciò che conta è come dispongo il materiale. Ma c'è di più. Stavamo dicendo appunto che immaginiamo di avere una struttura a doppio T e studiamo ancora le lisse di inerzia. Perfettamente uguale. Nel momento in cui l'altezza della trave, l'altezza della trave e la sua larghezza sono esattamente le stesse, tornare al nostro gioco. Nel mio primo tentativo ho usato questo spessore, pochi decimi di millimetro, non lo so. Nel secondo tentativo, non ha nessuna importanza che al centro ci sia vuoto, ho usato appunto 2 centimetri. Ho aumentato spaventosamente le lisse. E Brunelleschi, nelle due culture, tra l'altro, sta facendo questo.
Beh, abbiamo visto che da giovane è andato a guardarlo bene l'antico, ha visto i cassettoni del padre, che hanno la funzione del tutto analoga, aumentando le distanze. Non ha importanza se sono dei lacunari, se sono dei vuoti, delle lacune. Ciò che conta è la distanza tra gli elementi e stesso. Questo ci viene a dire una cosa, direi, estremamente significativa, che non ha nessuna importanza l'avere tanto materiale. Porto usato bene. Anzi, se posso dirlo un po' ridendo, tra le due tratti, quella che funziona meglio è questa. Sarebbe come chiedere alle persone di fare una corsa, 300 metri di corsa, hanno la stessa muscolatura, hanno lo stesso allenamento, ma uno pesa 60 kg e l'altro 150. Sono delle esercizio di vinci. Oltretutto meno spese, meno forza lavoro e così. Avete capito quindi, adesso non divaghiamo troppo, che sotto le scelte di Brunelleschi stanno alcuni fattori che da lui letti in chiave esperienziale saranno poi fondamentali per così quello che sarà la nascita della visione anche più attenta, più moderna dei problemi della fisica applicati alle strutture. La cupola che si slancia appunto sui tetti di Firenze con questo suo slancio verticale. Per costruire la doppia cavetta, perché i problemi non sono solo questi, Brunelleschi mise appunto un'impalcatura aerea che si innalzava gradualmente partendo da una piattaforma di legno montata all'altezza del tamburo, ricordate che era una parte costruita già, e fissata alle vele, cioè gli spazi che stanno fra i postoloni, tramite anelli inseriti nella muratura. All'inizio dell'opera, dove la parete della cupola era pressoché verticale, era sostenuto da trami infilati nel muro. Per l'ultimo tratto, in cui la calotta si curvava proteggendo al centro, Brunelleschi progetta un ponteggio sospeso nel muro al centro della muratura. Quindi non crea dei ponteggi da terra che sarebbero portati in maniera notevolissima e avrebbero creato problemi di addetto di sterbolamento, ma crea queste strutture. Forse riusciamo a intuirlo. Primi ponteggi, che vedete dall'alto, vennero realizzati inserendo dei pali nella muratura a distanza regolare con delle assi appoggiate sopra. Le impalcature salivano l'una sopra l'altra. Quando appunto poi l'inclinazione portò a creare un maggior senso di vertigine sospendendo del vuoto, furbescamente Brunelleschi spostò l'impalcatura all'esterno per creare meno questo effetto. Quando prima dicevo nel 78 vennero fatti gli studi del restauro, vennero trovati fuori delle impalcature, nascosti sotto l'intonaco, che testimoniavano la realtà del racconto di Manetti di Vasari. L'ultima parte vede una complessa serie di strutture sospese che qui vediamo in probabile studio. Quindi una complessa struttura ingegneresca. Brunelleschi non si limita a tutto questo, appunto, migliora anche le tecnologie per alzare i pesanti blocchi di laterizio. Bisogna portare i blocchi di mattone, i nostri mattoni da 24x36 cm che teniamo fra le mani appunto oggi, erano appunto mattoni di grande dimensione, e allora inventa dei sistemi di arcani, di carrucole, con un sistema di moltiplicatori. Non aveva inventato il destatoio, aveva ben presenti i meccanismi degli orologi, che erano attraverso questi moltiplicatori in grado di aumentare l'efficacia della loro forza. Una coppia poi di cavalli, legati a un albero verticale, davano origine a un movimento circolare ascendente che veniva impresso all'albero orizzontale, che arrotolava e srotolava le funi che sorreggevano le trappole per l'alzo dei carri. Questo disegno di un inventore dell'epoca, certo Mariano di Jacopo Tecco di Tacola, ci rappresenta le gomme di Brunelleschi, che furono veramente un corpo di genio. Una sorta di vita senza fine, delle ruote dentate, i cavalli che fornivano la forza motrice permettevano questo srotolarsi e riallacciarsi delle carrucole stesse.
E questo è un disegno di Leonardo da Vinci, che rende appunto onore al grande Brunelleschi nell'immagine di un marmo a tre velocità, l'invenzione di Messer Filippo. E questo è ciò che resta di quell'incredibile struttura. Ci sono ancora le carrucole oggi al museo dell'opera del Duomo, recentemente restaurato dalla Piena di Milano, recentemente rinnovato dalla Piena di Milano. Brunelleschi è costantemente al cantiere, si occupa di ogni aspetto organizzativo, ogni vela, per esempio, era affidata a una diversa squadra di muratori guidata da un capomastro, in modo che tutto procedesse in maniera uniforme, di pari passo. Quando la costruzione arriva poi parecchio in alto, Brunelleschi arriva addirittura ad allestire sui ponteggi una zona di ristoro, in maniera tale che gli operai non perdano tempo a scendere e risalire. A fare la svelta e far bene, quindi si mangiata sospesi in alto. Ma Brunelleschi deve anche gestire con decisione numerose insubordinazioni. Oggi direi scioperi anche letteralmente. Questo è pazzo, questo ci sta facendo stare appesi su queste strutture, ripeto, appesi sulla cupola che si inclina, fra un po' viene giù tutto e sulle quattro due ci siamo noi, non lui, appunto. I muratori fiorentini chiedono migliori condizioni di lavoro, sulla sicurezza da quello che rilascio. A tutto questo Brunelleschi risponde licenziato e assumendo operai lombardi, probabilmente c'era anche qualche bergamasco, erano lavoratori, gente che era occupata ai cantieri gotici, pensate al Duomo di Milano, soffriva meno le vertigini, aveva bisogno di lavorare, e lascia i fiorentini in disparte, poi li riassume. Quando si accorgono che tutto sta in vivo, sì, ma sarà rimassato. Questo non è un segno di santo neanche con le leste, ma sta il fatto che mi sono dilungato a lungo, scusate il gioco di parole, ma credo ne valesse la pena parlare un po' meglio di questa incredibile opera della cupola, e riesce a realizzare la famosa cupola che ancora oggi sta perfettamente in piedi. Cupola che qui vediamo una fotografia esemplare, si vede l'antica Florenzia romana, Marmo, il Ponte Vecchio, il Battistero, appunto la cupola, che ha anche una valenza particolare, adesso non voglio entrare nel filosofico, ma provate a immaginare il Duomo di Milano dall'alto, tante pinacoli, tante torri, tante guglie che trovano il loro contatto parallele all'infinito cielo. La multiformità che trova unità in Dio, non è il pensiero cattolico, qui tutto si è riassume in un punto, l'immagine stessa dell'umanizzazione, dell'infinito reso finito della prospettiva. Concluderei questo capitolo con una citazione personale, ma penso che ci faccia capire insomma il tutto. Tempo fa vado a Firenze, mia moglie fiorentina, e vado a trovare un amico, gli chiedo dove ci incontriamo. E incontriamoci, mi dice, sotto la cupola di Brunelleschi. A tutt'oggi questa non è la cupola della cattedrale, questa non è la cupola di Santa Maria della Fiume. Provate a pensare a Milano. Nessuno si sognerebbe di parlare di Schlüter o di altri architetti che hanno lavorato al Duomo, quella è la Madonnina del Duomo di Milano. No, questa è la cupola di Messer Filippo. È il 1419 quando Brunelleschi inizia a lavorare su commissione dell'arte della seta all'ospedale degli Innocenti, il primo edificio in cui può riprendere i canoni antichi. Questa volta ha le mani legate, non deve lavorare su un edificio preesistente. Lo schema prevede un porticato esterno e facciata, un cortile quadrato su cui si appunto affacciano due bassi edifici rettangolari per la chiesa e l'abitudine, cioè il dormitorio. Nel piano seminterrato il salone, la scuola, l'officina, l'ospedale degli innocenti. È il luogo in cui si appunto corrono i trovatelli fiorentini, i bambini abbandonati. I pagamenti documentano la presenza di Brunelleschi in cantiere almeno fino al 1427,
aggiunte, modifiche saranno fatte poi più tardi, appunto anche con critiche del maestro che vedrà come ha messo il suo lavoro negli interni. Il portico esterno, che più ci interessa, è sicuramente opera totalmente di Don Benedetti e funge da cerniera fra l'ospedale e la piazza. È composta da 9 campate con volte a vela, archi a tutto sesto, quindi l'arco della tradizione romana antica, su colonne in pietra serena, con capitelli corinzi con sovracapitello di pulvino. Una serie di scelte per contenere i costi sono la base dell'opera, che avrà un influsso fondamentale sulla storia dell'architettura successiva. Ci servono materiali a basso costo, la pietra serena, i fiorentini chiamano così una arenaria, abbastanza simile a quella dell'Inghilterra. Sapete che è una pietra povera, di fatta di rena, di sabbia recentrata, piuttosto sfaldabile. Era allora poco usata proprio perché è fragile agli agenti atmosferici. Le pareti sul mattone e intonacato di bianco, quindi puro, semplice. Si usa il cotto fiorentino per i pavimenti, quindi materiali comuni, poveri. Saranno i materiali che diventeranno tipici dell'architettura brunelleschi e del Rinascimento fiorentino. Viene inoltre scelto anche di usare manodopera poco esperta. Non mi servono operai muratori specializzati dei cantieri gotici, costosi. E quindi bisogna semplificare le tecniche di misurazione di costruzione. Cito un paio di particolari: un modulo fra colonna e colonna che si ripete in tutto l'edificio non è calcolato al centro dell'asse delle colonne, ma alla base delle colonne. Capite che è molto più facile che non andare a prendere una mezzeria, anche un profano è in grado di misurare più facilmente. Il modulo risulta di 10 braccia fiorentine, circa 5,84 metri, quindi un modulo che si ripete per 10 volte esatto. Il risultato fu quello di un'architettura nitida, dove si coglie un ritmo semplice, ma efficace. Il modulo calcolato in modo così preciso ci dà un totale di 11 braccia, tema che sarà usato per altri edifici da Brunelleschi. Ma andiamo oltre. La pianta, che abbiamo detto, in realtà vede l'aggiunta di un cortile per le femmine e di altri corpi di fabbrica, quindi l'interno un po' manomesso, la facciata. Facciata che Brunelleschi che studia con le armonie di cui abbiamo detto e che è appunto recupera alcuni elementi dell'antico. Non copiando l'antico, questa non è la fonte di un tempio, appunto, ma prendendo spunto dall'antico in quello che è la sua concezione di fondo, il ritmo, cioè ripetersi uguale e modulare degli elementi, il senso della simmetria dell'insieme, ma anche di ogni singola campata, dove la finestra superiore è perfettamente l'interasse, le proporzioni, l'altezza di ogni colonna è uguale alle punto dimensione della distanza tra ogni colonna, come il tema delle braccia fiorentine, ne viene iscritto un quadrato perfetto. E così l'altezza dell'arco, a pieno centro, è di mezzo modulo. Lo traduco in greco, saranno i temi che riprende Alberti, che parlerà di unisono e di diapaso, e quindi recupererà nei termini brunelleschiani le proporzioni. Ma c'è il vero musicale. Per adesso diciamo che Brunelleschi inizia un primo passo verso questo recupero, questa ripresa. Tutto è fatto di materiali poveri, la pietra serena, l'intonaco bianco, appunto è tutto pulito, non c'è decorazione. I famosi bambini in fasce su fondo azzurro, realizzati in terracotta e vetriata da Andrea della Robbia, sono giunti dopo la morte di Brunelleschi. Forse stavolta non se la prendeva perché era il nipote di un grande amico, Luca della Robbia, e tutto sommato non disturbano il ritmo dell'insieme, ma tutto era previsto, pulito, spoglio. Pensate al Duomo di Milano che si sta realizzando.
nel frattempo, tutto fatto di decoratività portata all'esterno. Andiamo un po' velocemente, l'infilata del portico, la presenza, abbiamo già detto, del modulo, che si ripete, abbiamo già detto anche in una serie di elementi, il doppio modulo, per esempio, si ritrova dal piano di calpestio del portico all'avanzare delle finestre e così via. Ci sono tutta una serie di elementi modulari che si recuperano. Perfino la profondità, proprio segnata come fosse una carta millimetrata da alcune lesti nei quadri di pietra serena sul cotto, porta a creare la possibilità di inserire nel portico un buco perfetto. Quindi la profondità è perfettamente uguale alla altezza. Utilizza poi delle volte a vela, cioè delle volte a crociera, qui toglie i costoloni per dare questo senso di maggiore ampiezza, di maggiore equilibrio. La volta centrale viene dipinta più tardi. Particolare del capitello, uno dei pochi elementi dell'antica, così come uno dei pochi elementi dell'antica è il timpano della finestra, del coronamento dell'edificio, è un elemento decorativo in particolare. Quindi l'antico è ripreso più che negli elementi, appunto fini a se stessi, è ripreso appunto nel dicevamo dell'equilibrio, della proporzione, del ritmo, della simmetria. L'umanità non si limita a progettare la facciata dell'edificio, ma esprime anche la funzione sociale. Giunge addirittura a raccordare la piazza su cui sorge l'ospedale, per chi conosce Firenze oggi la piazza della Santissima Annunziata, la cui fronte, così come quella degli edifici antistanti, sarà ridisegnata sulle forme del portico, quindi l'intera piazza porticata oggi, al centro della città c'è la raccolta d'uomo, è quella che oggi viene ai servi. Quindi Brunelleschi studia un primo progetto urbanistico, ma c'è di più. Mi avrebbe voglia di dire, perdonate, tornando un attimo appunto a dare un'occhiata a questa piazza, cambia radicalmente il modo di vedere un edificio. Chi ha seguito le chiacchierate degli scorsi anni si ricorderà che Arnolfo Di Cambio, che aveva iniziato il Duomo, aveva iniziato anche il Palazzo Pubblico, il famoso Palazzo della Signoria, sarà chiamato così, una fortezza chiusa, uno spazio aperto. Il portico è spazio dell'edificio, ma è anche spazio pubblico, è spazio percorribile per lo pubblico. Questa interazione fra il pubblico e il privato, questa interazione fra l'edificio e la città, sono sconvolgentemente nuovi. Al 1420 risale la commissione da parte di Giovanni di Vinci e Medici della costruzione di quella che sarà più tardi chiamata la Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, perché Michelangelo cent'anni dopo farà la Sagrestia Nuova. Brunelleschi ci lavora tra il 21 e il 28 ed è probabilmente l'unica opera che porta totalmente a compimento. Gli mancherà l'ultima nota della cupola, lo vediamo poi. La sagrestia è concepita come un ambiente indipendente, anche se comunicante con la chiesa, composta da un vano principale a pianta quadrata, un absidiopolo e una scarsella, come la chiamavano i fiorentini da allora, anch'essa quadrata sul lato sud. Il lato misura un terzo del vano principale ed è affiancato da due piccoli vani di servizio coperti a volte. A volta, una delle prime applicazioni della volta a volte. L'ala principale ha un modulo di 20 bracciati, quindi forme essenziali, il quadrato, il cerchio, misure semplici, e ne viene fuori la sagrestia vecchia. Tutta giocata, ripeto, su questo gioco di elementi anche qui modulari che si ripetono, per cui i vari elementi, adesso non mi fermo sui particolari, sono tali che l'altezza dei cornicioni, l'altezza dei ponti particolari, sono in qualche modo tutti l'uno richiamante l'altro. L'interno, che sarà alterato da una serie di sculture, tra l'altro in buona parte fatte dall'amico Donatello, ma ne parleremo la prossima lui, appunto per volere dei Medici che lo vogliono un po' più decorato, ma in realtà tutto era giocato.
protuberanza di un tono bianco della pietra serena che scandisce uno spazio perfettamente simmetrico, speculare, armonico, studiato appunto ancora una volta nella ricerca dell'armonia del dopo secolo, in particolare del fregio, le due cupole, quella centrale e quella della scarsella. E anche la cupola, raccordando il cerchio quadrato attraverso i pennacchi, ritrova il senso del ritmo, questa volta attraverso una simmetria radiale, ben definita e precisa, che non può non ricordarci anche certi valori simbolici, meglio non è che finisca all'improvviso. La luce della lanterna si rifrange nelle 12 luci minori, immagine della parola di Dio che tramite la Chiesa degli Apostoli, giunge il cerchio che incontra il quadrato, il cielo che incontra la terra, sulla terra attraverso la parola degli evangelisti, che stanno sulle pareti. Beh, vi faccio vedere un piccolo particolare, poi ne parleremo, ripeto, l'anno prossimo. Sembra, tanto Vasari, che Brunelleschi, torniamo un piccolo aneddoto, non so quanto vero ma significativo, a un certo punto si prende una breve vacanza, già la fa neanche lui, insomma, per quanto sia una tempra molto forte, tutti i problemi della cupola, la sacrestia, la chiesa di San Lorenzo, i lavori della appunto, struttura della piazza Annunziata, cioè l'ospedale degli Innocenti. Mi prendo una breve vacanza, che affidare i lavori e nel frattempo è diventato un grande scultore. E Donatello, senza dirlo all'amico, sembra, racconta Vasari, realizza i quattro tondi nei pennacchi. Ne vedete due qui con i voli. Lo fa raccontando storie degli evangelisti, la resurrezione di Tabita, non sto a entrare, della resurrezione di Drusiasma, non sto a entrare nella strana vicenda, questa vecchia che era giunta ad Efeso per incontrare Giovanni l'Evangelista, che arrivata ad Efeso non trova l'ultimo degli apostoli ancora in vita, perché qui c'è un Romatus, la vecchia Dusiana muore. Proprio il giorno della sua morte torna in Cina Giovanni l'Evangelista, che finite le persecuzioni è stato liberato dal nuovo imperatore. Vede il corteo funebre, benedice la salma della povera Dusiana che resuscita, vede tutta contenta l'Evangelista e muore. Ma questa è la storia, ma lasciamo stare. Quello che volevo farvi notare è come plasmando lo stucco, Donatello, che vedremo è eccezionale in tutte le tecniche, realizza uno spazio prospettico, un omaggio unico. Io ho creato una serie di prospettive. Vasari racconta che quando Brunelleschi torna e vede i tondi è una violenza litigata con l'amico. Addirittura Vasari racconta che non si guarderanno mai più in faccia. Loro erano così. Probabilmente non è vero, perché anni dopo collaborano ancora, quindi perché è passato? Il momento è il perché è abbastanza, perché mi hai sfondato lo spazio, perché mi hai rotto l'equilibrio, perché hai creato un virtuale canale visivo che va al di là della parete e quindi non c'è più la perfezione. Penso. Cosa avrebbe detto Brunelleschi vedendo quello che cent'anni dopo farà Bramante? Quando a Milano ci dipingerà il Vito Corvis Ansatio. Non lo ricordo, lo dipingo. Ma è un'altra storia. Torniamo noi, la lanternina. Sempre nel 20 iniziano i lavori per la Cappella Barbadori, la Cappella Capponi Santa Felicita, che nonostante i pesanti rimaneggiamenti sono importanti tappe nella riflessione sugli studi a pianta centrale del nostro architetto. La Cappella Barbadori in Santa Felicita, appunto con poi Cappella Capponi con le opere di Bottolo. Sempre nel 1420 il Palazzo di Parte Guelfa, uno dei pochi casi di architettura civile, in cui sicuramente è documentata l'opera di Brunelleschi, in realtà una sorta di ristrutturazione del palazzo, con una serie di locali realizzati la parete esterna in pietra forte e studiata da questi moduli ciechi. Ma la costruzione viene interrotta perché scoppia la guerra
dei milanesi. È il 1426 e sarà completa capitale da altri. Non sappiamo nemmeno quando Brunelleschi iniziò a lavorare alla Basilica di San Lorenzo, un primo ampliamento era già previsto nel 18, tra i finanziatori lo stesso Giovanni Bicci de Medici, alla più cappella del nostro stava lavorando e che proprio secondo me è. La vera e propria costruzione però inizia nel 21, anche qui appunto la planimetria inventata da Brunelleschi riprende sia in alzata sia in pianta il mondo, questa volta nelle 10-11 braccia fiorentine, a seconda di come calcoliamo gli interessi. E questo è il risultato. La Basilica di San Lorenzo si presenta come la rilettura delle antiche basiliche paleocristiane. La pianta appunto realizzata a navata, con questa incredibile infilata prospettica, l'aspetto piuttosto aulico, dato dalle colonne di un capitello composito e sovrastante con vino, un tema bizantino, e quindi l'antico è preso in maniera molto generica, non pensate che abbiano le conoscenze dell'antico che abbiamo noi, così precise a definire le varie epoche, il soffitto cassettonato, ma soprattutto il senso prospettico e l'armonia dello spazio. L'uso del modulo regolare con la conseguente ripetizione ritmica delle membrature architettoniche da questa idea di chiarezza, appunto i fianchi sembrano proprio portati all'interno l'ospedale degli innocenti, anche qui la campata quadrata, la volta a vela nelle navate laterali, da questo senso di leggerezza appunto che ci si tramuta in maniera opposta nella parte centrale. Ancora una volta poi tutto estremamente razionale, le membrature in pietra serena si stagliano sul minuto di tonaco bianco. Chiaramente le decorazioni sono di età barocca successive, poco ci interessa. Interessante, non esiste la facciata. Brunelleschi, a differenza di quello che farà Alberti, che prima abbiamo citato anni dopo, grande cultore della fronte, appunto, lascia un solito all'esterno. Sarà chiamato perfino Michelangelo da Papa Leone X a completare l'edificio di Brunelleschi, ma non se ne fece nulla. E tutt'oggi resta così, pronta a ricevere quello che è l'ornamento marmoreo decorativo. Perché? Beh, è vero che una chiesa si iniziava a costruire dall'abside, quindi si arrivava alla fronte alla fine. Prima abbiamo citato il Duomo di Milano, la facciata dell'epoca di Napoleone. La stessa Santa Maria del Fiore, la facciata è dopo l'Unità d'Italia. Insomma, sarebbe interessante che non parlare anche dei falsi, delle costruzioni tardive. Per adesso diciamo semplicemente che c'è un altro motivo. A Brunelleschi interessa poco. Gli interessa lo spazio interno, gli interessa la prospettiva. E tutto sommato, se io fermo il mio piano prospettico sulla prima, sulla seconda, sulla terza o sulla quinta campata, cosa cambia? Il canocchiale visivo, la piramide visiva, come la chiamerà Alberti, varia in profondità, ma resta lo stesso. E mi interessa questo. Quindi ripeto, fermare la facciata qui ho due campate in là, non aveva grande differenza per Brunelleschi. Ed è il 24 la presunta collaborazione con Masaccio per la famosa Trinità di Santa Maria Novella, talmente perfetta nella sua prospettiva che Masari scrive che pare sia bucato quel muro, diventerà un manifesto della nuova cultura prospettica. Oggi sappiamo degli ottimi rapporti di amicizia tra Brunelleschi e Masaccio, ma sappiamo anche che cioè di Bigero, anche se l'architettura è chiaramente un'allusione agli studi dell'amico Brunelleschi, nel suo soffitto cassettonato, nel suo richiamo antico. Ne parleremo forse alla prossima. Sempre del 24 iniziano i sopralluoghi a Pisa come consulente delle fortificazioni delle mura di Scimia, di Malventiglia, di Nastrascimia,
Otto Fanghe, che è appunto l'ingegnere, è nominato priore del quartiere di San Giovanni a Firenze, quindi si interessa anche della vita civile della sua città. Nel catasto dichiara di possedere una casa in quel quartiere, un deposito nel Monte di Firenze di 1415 fiorini, e altri li ha portati all'estero, a Pisa. Lo stesso anno è consultato per la cupola del battistero di Volterra, un attestato ormai famoso e ormai riconosciuto. Nel 1429 poi i francescani di Santa Croce gli affidano la ricostruzione nel chiostro della sala capitolare, diventerà la famosa Cappella dei Pazzi. L'edificio, finanziato proprio da Andrea dei Pazzi, questo nobile fiorentino, saranno quelli che fanno poi la congiura tempo dopo, venne iniziato solo nel 1933 e i lavori proseguiranno lentamente, tanto che la morte di Brunelleschi saranno ancora inconclusi e li porterà avanti con altri Giuliano da Magliana. Con un arco così ampio di tempo dei lavori è difficile dire esattamente cos'è brunelleschiano, soprattutto nella esecuzione poi degli aspetti diciamo così decorativi più secondari. Oggi si riconosce a Brunelleschi il progetto delle sue linee essenziali della struttura e forse della facciata, che sarebbe l'unica completa facciata brunelleschiana, inserito presso l'antica chiesa cara alla scuola giottesca dei francescani, la Cappella dei Pazzi, appunto l'antica sala titolare rifatta, presenta questa struttura aulica classica che unisce già in facciata i due sistemi costruttivi architravato e voltato, creando ancora una volta quel senso di geometria e di precisione. Guardate solo l'unico elemento decorativo, una croce incisa dalla pietra serena. L'interno è molto essenziale e si basa ancora una volta sul modulo degli 11 e 66 metri, cioè 20 braccia fiorentine, che è la misura della larghezza dell'area centrale, dell'altezza dei muri interni, del diametro della cupola, in modo da avere un cubo immaginario sormontato da un'emisfera, da una semisfera. A questa struttura vanno aggiunte le due braccia laterali, un quinto ciascuno rispetto al lato del cubo centrale, e la scarsella dell'altare con la sua cupoletta, anch'essa un punto pari all'arco d'ingresso. Beh, facciamo qui la sveglia a vederlo, a renderci conto che anche qui ne vediamo la pianta e la sezione tagliata appunto longitudinalmente, tutto è giocato sull'impianto centrale, sormontato dalla cupola, dal portico, dalla scarsella che si riequilibra. Tutto è nulla, tutto è equilibrio, tutto è studiato fino ai minimi particolari. Ma andiamo all'interno, un interno in cui collaborarono vari amici di Brunelleschi, è un interno che si presenta ancora giocato sugli essenziali materiali, l'intonaco bianco, il pavimento in cotto, la pietra serena grigia che scandisce le membrature. In quel senso ancora una volta di armonia, di precisione, di simmetria che abbiamo ormai imparato bene a conoscere. Direi che è interessante questa visione dalla cupola, dalla lanterna, che ci fa vedere come tutto un gioco di corrispondenze. Provate a seguire virtualmente una linea, quella della porta d'ingresso, scendiamo nella lesena, proseguiamo nella linea indicata nel pavimento, riaffioriamo nell'arco trionfale della Sidiola e ci richiudiamo perfettamente come giocando in uno specchio dall'altra parte. Tutto un gioco di equilibri, di simmetrie, di richiami. Tutto assolutamente semplice. La bellezza del Duomo di Milano e degli edifici gotici sta nel bello della ricchezza decorativa. La bellezza di Brunelleschi è tutta intellettiva, è tutta razionale, è tutta giocata appunto sulle proporzioni, sugli equilibri. Parlo un po' velocemente, qui lavorarono Luca della Robbia con appunto le terracotte invetriate degli Apostoli, parleremo di
pubblica prossimamente. Lavorano appunto altre maestranze, per esempio le vetrate sono di Alessio Valdovinelli. C'è qui lavora Donatello che realizza i fregi. Quindi Brunelleschi in qualche modo chiama un po' la piccola cerchia di innovatori e di amici a collaborare con lui. È lui che si riserva di riprendere in mano l'idea della scultura, in questo caso dello stucco, della plasticatura, e dello stucco, scusate, della terracotta e plasma in immagine. Tra l'altro è una delle prime volte che vediamo utilizzati non solo il bianco e l'azzurro, ma il tricolore, che denota ancora le incredibili capacità innovative di Brunelleschi. Brunelleschi che sta ormai definendo uno stile. Vi ho messo a confronto alcuni particolari di San Lorenzo e della Cappella dei Pazzi, lo stesso modo di scandire le cupole, la similitudine della lanternina che procede protegge l'organo superiore, il fregio decorativo, il pilastro d'angolo, appunto, o i basamenti sono studiati secondo degli schemi che appunto stanno definendo ormai lo stile. E 1430 Brunelleschi, Donatello, Michelozzo, altro seguace di Brunelleschi, non manca di Verdi, sempre vengono impegnati nelle opere difensive dell'accampamento fiorentino durante la guerra contro Lucca, che abbiamo detto era scoppiata contro Milano, che la proteggeva nel 26. Brunelleschi arriva sul campo di battaglia il 5 di marzo, quando i fiorentini iniziano a sedere la città, e deve studiare il modo di deviare il cerchio del fiume che bagna Lucca e allargare la città. Da aprile a giugno lavora un complesso sistema di chiuse a nord della città, coordinate da un sistema di argini. Purtroppo l'impresa sarà un fallimento. L'acqua invade il campo fiorentino, mettendo fine alla sedia. Non tutto riesce bene. Nel 1430 è consultato per il tiburio del Duomo di Milano, nel 32 fa un viaggio a Ferrara, ospite di Niccolò III d'Este, poi a Mantova da Giovan Francesco Gonzaga, viene interpellato per questioni idrauliche legate al corso del Po, delle sue opere in queste città, non è stato preso per nulla. Tornato a Firenze, a vari incarichi minori, nel 1433 però, direi interessante, conosce Mariano di Jacopo, l'abbiamo conosciuto anche noi prima, l'autore di quel disegno, ripreso da Brunelleschi, uno strano inventore di congegni e macchinari, e resta affascinato dagli argani, dai rudani progettati per il cantiere di Brunelleschi, tanto da riportare nel suo De Ingenis una vera e propria intervista a Brunelleschi. Tra le altre cose parla del naufragio del Badalone, un'imbarcazione con eliche inventata da Brunelleschi per trasportare il materiale attraverso l'Arno. Questa specie di battello ad elica doveva sveltire i lavori portando il pietrame presso il cantiere, non siamo lontani dalla riva dell'Arno. Il battello iniziò a girare su se stesso creando un grande appunto spavento e appunto venne Brunelleschi revocato il permesso di navigazione della sua imbarcazione. Ogni tanto qualcosa va storto. Nel 33 è ancora Roma e continua i suoi studi, in particolare lo affascina quello studio degli edifici a pianta centrale che solo all'epoca di Bramante e di Leonardo andranno a compimento dopo gli studi di Alberti. Nel 34 viene incarcerato, mancato il pagamento della tassa di iscrizione all'arte dei mestri di pietra e legname, a cui ha rifiutato di iscriversi. Viene rilasciato grazie all'intervento dell'opera del Duomo. Mi fermo un attimo perché credo sia molto significativo. Gli architetti da allora si iscrivevano al sindacato, posso dirlo così un po' ridendo, si iscrivevano a varie confraternite, i pittori si iscrivevano all'arte degli speziali, a quella dei farmacisti, perché anche loro trattavano pigmenti e sostanze chimiche, e questo permetteva di avere un appoggio. Però c'era il rovescio della medaglia. Se io sindacato, se io gilda, se io appunto confraternita
ti aiuto, ti proteggo, ti trovo lavoro, tratto con te presso i committenti, però voglio una bassa iscrizione, ci sta, ma voglio anche fare io le scelte. Oggi il lavoro lo diamo a questo iscritto, domani lavora quell'altro, domani quell'altro, e il lavoro viene mandato più per questi interessi che non per le effettive capacità. Il problema è che si rifiuta di pagare la tassa. Mi sono iscritto, ma adesso voglio cancellarmi. Il lavoro me lo sono trovato da solo. Il lavoro me lo sono costruito io, non ho bisogno dell'appoggio del sindacato, che a volte scivolava, posso usare questo termine fra virgolette, una sorta di mafia appunto che gestiva le cose per lui. E viene fuori effettivamente addirittura questo rifiuto che lo porta all'incarcerazione. Poi viene rilasciato, tutto finisce bene. Posso dire che è nato un libero professionista? Che è nata la figura dell'architetto imprenditore moderno, moderno, sarà una storia ancora lunga, ci ne vorrà ancora per arrivare, virgolette, ad avere davvero la libertà. Ma l'artista precedente era l'artista di corte, che si asserviva ai dettami e voleva, dovreste iniziasse la prima figura indipendente. Non solo, suo figlio adottivo, certo in gravidanza a Falcanti, detto il Bucciano, e l'architetto aveva adottato nel 19 per 7 anni e che era divenuto un discreto scultore, era nel frattempo fuggito a Napoli, mentre lui è in galera, e fugge con i suoi denari e i suoi gioielli. Dovrei intervenire qua, per c'è il mio quarto, che lo fa tornare a Firenze e lo fa riconciliare col padre. Insomma, anche nella sua vita privata con Brunelleschi un po' di galera cammina. Tornato libero, Brunelleschi stipula il contratto per la costruzione della rotonda di Santa Maria degli Angeli, sempre legata all'attività di mamma. È l'unico edificio a pianta centrale da lui pensato. Sarà lasciato agli accenni iniziali. Il progetto si rifaceva alle modalità classiche e prevedeva una pianta ottagonale circondata da una serie di cappelle. I lavori bloccati saranno completati solo nel Novecento. Ma resta l'idea del recupero degli edifici tardo antichi e della loro centralità. La ristrutturazione della Basilica di Santo Spirito, già progettata nel 28, si realizzò solo a partire dagli ultimissimi anni della sua vita, il 44. Nonostante i suoi continuatori apportassero alcune modifiche, si tratta di un tentativo di combinare la croce latina longitudinale alla pianta centralizzata, un'articolazione degli spazi più complessa, più difficile, più sapiente di quella di San Lorenzo, una nuova classicità, più imponente, più monumentale, un colonnato continuo di campane quadrate con volte a piedi, a vela, doveva circondare tutta la chiesa da zona assidiale, creando una sorta di deambulatorio. I profili delle nicchie dovevano essere, nei progetti originali, visibili dall'esterno, creando delle masse murarie, non tradizionalmente rettilinee, ma mosse, movimentate. Questo era il progetto di Brunelleschi. Quindi l'idea di creare appunto questa continua serie di cappelle che avrebbe modulato, movimentato lo spazio anche l'esterno. Un colonnato continuo, appunto, circondato completamente tutta la chiesa, creando appunto con quel modo, ormai unicato, delle 11 braccia fiorentine, tutto un gioco interno di spazi che sono un continuo rimando. In realtà tutto venne rettificato dai costruttori. Resta questo grande spazio centrale che, recuperando, rendendo ancora più maniera quente quello di San Lorenzo, misura letteralmente lo spazio. Guardate il pavimento. Sembra quasi, posso dirlo un po', ridendo, una carta millimetrata su cui a distanze regolari sono appoggiate modulo per modulo le colonne, fino ad arrivare alle ampie superfici superiori. Nel loro mitore, nella loro pulizia, nell'incrocio con transetto, le campate laterali, con le loro fughe prospettiche, la pulizia ancora una volta, la luminosità degli spazi.
Il 25 marzo del 36, giorno di inizio della prova calendario fiorentino, finalmente si inaugura la tomba. Papa Eugenio IV è a Firenze per assistere all'avvenimento, l'architetto sistema l'interno della chiesa, battendo quel muro che era stato eretto per separare la navata dal cantiere della cupola. Viene costruito un foro ligneo provvisorio intorno all'altare maggiore per accogliere il Papa. La cupola sarà terminata effettivamente solo in agosto, quando il vescovo di Fiesole, Benozzo Federici, su delega del vescovo fiorentino, sale sulla sommità della volta e pone l'ultima pietra, benedicendo la grandiosa costruzione architettonica. Segue un banchetto di festeggiamento, mentre tutte le campane della città sciolte sono a festa. Così racconta Monetti. Siamo quasi alla fine, appunto, la cupola è finalmente eretta. Ma Brunelleschi non ha finito le sue traversie. Siamo nel 36, perché è stata da costruire la lanterna, per la quale Brunelleschi aveva già nel 32 fornito un progetto. Ma nel 36, dopo l'inaugurazione della cupola, anziché dare il via immediato al progetto di Brunelleschi per la lanterna, si preferisce bandire un nuovo concorso, durante il quale Brunelleschi dovette un'altra volta mettersi in discussione. Sai, è andato un po' vecchio, quindi non ci fidiamo più. Addirittura deve gareggiare non solo contro il rivale di sempre, di Merti, che è sempre lì anche lui, ma addirittura contro i suoi giovani collaboratori, come Monetti, che presenta lui un progetto. Il 31 dicembre del 36 la commissione approva il progetto di Brunelleschi, che con l'aiuto di Monetti e Tornaro al suo servizio realizza un modello di legno che ancora oggi parliamo la linterna che poi chiude finalmente la struttura della cupola stessa. Come di consueto, Brunelleschi organizza i cantieri nei minimi dettagli, crea una bruciarella, un castello di legno con il palcatino. La costruzione vera e propria però inizierà solo nel 1946. Brunelleschi morirà un mese dopo, quando era stata edificata solo la base. L'opera verrà portata a compimento da Andrea del Verrocchio, il maestro di Botticelli, il perugino di Leonardo da Vinci, che creerà la palla dorata che sta appunto con la croce sulla sommità. Probabilmente è stata un po' alterata la realizzazione del progetto originario, gli elementi decorativi sono troppo eleganti e raffinati, un po' troppo simili alle modalità ormai albertiane, ma resta l'idea di fondo di Brunelleschi e del suo progetto, quindi togliamo un po' di decoratività agli elementi. Ma torniamo su un piccolo problema. Siamo a 70 metri d'altezza, ci troviamo a dover lavorare, è chiaro, su una sorta di corona circolare, cioè c'è il perimetro di pietra, che poi c'è un buco vuoto. Fare un cantiere là sopra, a queste altezze, con le difficoltà di portare, è pressoché impossibile. Ma lei ti racconta che Brunelleschi ne inventa un'altra delle sue. Oggi diremo un cantiere leggero, la prefabbricazione. L'idea è di preparare i pezzi a terra e di portarli in alto pronti per essere montati. Quindi non creare lassù un cantiere, appunto, ma in qualche modo un luogo in cui avviene il montaggio degli elementi, con la volta si sbalordisce. Ma non è finita, perché nel 45 vecchio Brunelleschi, mentre mette in piedi la lanterna, inizia un'importante aggiunta al luogo, le tribune morte, chiamate anche nei testi da allora le tribune cieche, che aveva già progettato tempo prima. I corpi di fabbrica, a base semicircolare, vengono addossati alle pareti esterne del tamburo, devono rendere più organico, più armonico l'edificio, ma anche, per ragioni statiche, aiutare la spinta verso l'esterno. Sono queste. Sono le appunto tribune cieche che innestate collegano meglio, inserendosi perfettamente nel rapporto tra la cupola e il corpo armorfiano, la
basilica si inseriscono fra la parte longitudinale e la parte absidale e appunto hanno una valenza di aiuto alla forza statica. E vediamo da vicino. Tutta scandita ancora da quei temi classificanti che contrastano vivacemente con le decorazioni ancora tanto gotiche, appunto realizzate in precedenza, e appunto dedicati a tematiche mariane come tutta la Chiesa. La conchiglia è uno dei grandi temi dedicato alla Vergine. Tra febbraio e marzo del 46 viene messa in opera la lanterna della cupola, Donnelleschi viene detto, però muore a Firenze nella notte tra il 15 e il 16 aprile del 1446. Lascia come erede di una casa di 3.430 fiorini, era partito con tre fiorini, ricordate la prima in mente, il bucciare, lo scultore, suo figlio adottivo, che è un po' importante. La sua tomba venne inizialmente collocata in un loculo nel campanile di Giotto, poi trasferita solennemente nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, il 30 di settembre dello stesso anno. Secondo Antonio Manetti, gli fu fatto tanto onore d'essere seppellito in Santa Maria del Fiore a posta di l'effigie sua naturale, a perpetua memoria, con queste epitafi. Quando si è stato eminente Filippo nell'arte di Tetalo, l'arte appunto della scultura, dell'architettura, è mostrato dalla meravigliosa cupola di questo tempio molto famoso, dalle molte macchine inventate da lui per divino genio e per le eccellenti qualità del suo animo, per le sue singolari virtù, il suo corpo è ben meritevole di essere sepolto in questa terra il 15 maggio del 46 per ordine della sua grata madre patria. Così si chiude la resistenza terrena di Brunelleschi, che ancora oggi è figgiato con la scultura che nella piazza del posto guarda misurando su una tavola con il compasso dei suoi proporzioni al suo primo capolavoro, a quella cupola che abbiamo detto risulta essere l'inizio.